Ciao ragazzi e benvenuti come ogni venerdì nella serie più amata del mio canale, i vostri giochi. Oggi vado a vedere un gioco realizzato a dire il vero durante il lockdown e infatti vado proprio a leggervi cosa mi ha scritto il creatore di questo videogioco che si chiama Claudio Luigi. Claudio Luigi mi ha scritto: il gioco sarebbe dovuto essere messo sul Play Store ma Google ad aprile, quando l'ho realizzato, mi ha detto che non potevo mettere giochi sul Covid. Lo scopo voleva comunque essere educativo e non speculare sulla pandemia. Dopo il rifiuto di Google ho abbandonato il progetto, tutto ciò che so su Construct l'ho imparato da te, quindi se è brutto è anche colpa tua. E allora mi prendo tutta la responsabilità, perché graficamente il gioco sembra molto interessante e mi dispiace che tu abbia abbandonato il progetto, anche se effettivamente Google ha rifiutato il tuo gioco. Secondo me potevi comunque continuarlo, ma adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Il gioco appunto è stato realizzato in Construct 2, se non sbaglio in qualche giorno. Mi piace il fatto che il gioco sia su un sito, in particolare su Altervista, quindi su un dominio suo. Close the Door. Il gioco nasce durante la quarantena di marzo 2020, quando affacciandosi alle strade si vedevano solo strade vuote ed ambulanze. Voleva nel suo piccolo riempire il tempo di chi stava a casa. Lo scopo del gioco è molto semplice, qui praticamente c'è un piccolo errore di battitura, non è proprio una battitura, è che se non si va a impostare in HTML l'UTF-8 dei caratteri, praticamente quello che succede è che le parole accentate non le prende. Tocca le porte per chiuderle, evitando così che le persone escono in strada. Quando le persone uscite incrociano le persone infettate, si infettano a loro volta. Se in strada ci sono solo persone infette, hai perso. Il gioco sembra molto interessante, quindi voglio subito provarlo. Quindi clicco sul gioco. Vediamo. Mi piace moltissimo l'animazione così, con uno Z Elevation, che poi non è uno Z Elevation ma con la dimensione ha lavorato, perché questo è Construct 2. Vado a vedere se c'è un po' di audio, alzo un po' il volume. Ok, c'è un po' di musica, perfetto. Voglio vedere i credits innanzitutto. Close the Door, Stay at Home, ideato, disegnato, musicato e programmato da Claudio Luigi Piffo Bruno. Un gioco nato in quarantena, ispirato a questo momento storico che vede gran parte del pianeta combattere contro il coronavirus e la maggior parte di esse chiusa in casa, penso sia un punto, una virgola, ok, non lo so, per cercare di evitare ulteriormente il contagio. Nato dalla noia e del tempo libero non voluto, destinato a chi si annoia e ritiene di avere troppo tempo libero. Giochiamo a stare a casa, Piffo. Complimenti tantissimo. Allora, innanzitutto, dall'animazione iniziale, che adesso voglio rivedere, ti dico già complimenti, quindi dai, alla fine non ti ho insegnato male, quindi sono molto felice di questa cosa. Clicco su opzioni, posso attivare e disattivare la musica, posso attivare e disattivare i suoni e andare sul menu. Non c'è nessuna animazione, quindi vai da un layout a un altro. I credits hanno un layout, le opzioni hanno un layout e credo il play hanno un layout. Come state vedendo, vado da una scena a un'altra in maniera molto semplice. Se io disattivo i suoni e poi ritorno, il bottone, come state vedendo, è rosso, quindi funziona perfettamente. Vado a cliccare play, sono molto curioso del gioco. No, il dito è ma graficamente è bellissimo. L'unica cosa che effettivamente vado a vedere, subito dei piccoli errori più che altro, il font non è stato caricato correttamente, in quel caso ti consiglio sempre di utilizzare uno sprite font, e in alto a destra non si legge bene questo 0 di color verde uguale allo sfondo, quindi ok, tocchiamo le porte, vediamo, ok, l'ho chiusa, perfetto. No vabbè, è una figata. Allora, il commento che ti posso dire io subito è che il gioco è un classico acchiappa la talpa con una meccanica molto interessante. Ce la faremo? Qua che c'è scritto tipo: oh mio Dio, oh no no no, sono usciti, lui è l'infetto. Vabbè, si infetteranno. La cosa secondo me interessante su cui bisognava lavorare è che quando io clicco su una porta, quindi la chiudo, bisognava mettere un input, un qualcosa visivo che mi fa capire che ho cliccato correttamente sulla porta. Quindi o semplicemente un bounce della porta, oppure un piccolo tremolio lì, oppure che mi fa capire proprio... È presente quando giochiamo a COD e si capisce che abbiamo hittato un nemico grazie all'hit marker? Non so quello che è successo. E invece qui non si capisce se ho cliccato o meno. Oddio, lo capisco perché aumenta il contatore lì sulla destra, che sono il numero di porte chiuse. Però non c'è niente a schermo che mi fa capire che a livello di user interface, user experience in particolare, è successo qualcosa. Si stanno infettando tutti, ma è un trip. Allora, mi piace troppo il movimento che hai fatto dei nemici che vanno a giro. Non so come l'hai fatta a fare una roba del genere. Mi piace meno il movimento a 360 gradi che fanno i piccoli omini. Io adesso lascio andare. In quel caso quello che avrei fatto è che i personaggi andavano solo a destra e a sinistra, su e in basso, e semplicemente quando andavano a sinistra si flippavano, quando andavano a destra invece rimanevano verso destra. Quindi immaginiamo il personaggio che va a destra mantenendo comunque un'animazione che guarda verso destra, adesso ve lo sta avendo invertito, e quindi va in alto e giù. Se invece vado a sinistra, praticamente l'immagine si flippa. L'avevo fatto così perché così sembra che sta ruotando ed è un po' brutto l'effetto. Tu hai chiuso 48 porte, il massimo che hai fatto è 48, quindi bella questa cosa. Posso andare nel menu, posso fare play again, parte di uno del tutorial, va bene così. Il gioco è molto interessante, ovviamente credo che per mobile sia più facile giocarlo rispetto col mouse, perché abbiamo una velocità di reazione maggiore rispetto che da desktop. Però ti faccio i miei più grandi complimenti per due cose: uno, perché l'hai fatto in pochissimi giorni,
Due, perché graficamente, secondo me, guarda, ti dico, io ti prenderei a lavorare, nel senso graficamente hai fatto veramente un bellissimo lavoro, cioè il gioco è fatto bene. Ma anche a livello di codice, ad esempio, io dovrei ragionare adesso come fare questa cosa che vanno in giro a caso, penso che poi quando si avvicinano tu li infetti. Non capisco come perdere, vedo una barra in basso a destra, penso questi gli infettati e così via. Dall'altra parte, una cosa brutta purtroppo che non possiamo fare è che una volta che loro escono non li possiamo più prendere, però vabbè, penso che quando si infetteranno tu, non so come si perde, ad esempio restiamo a guardare. Quindi bello anche l'animazione del cane che scende in quel modo. Appena si avvicinano troppo tra di loro, in questo modo, sono quasi tutti infetti. Ovviamente quando escono nuove persone, la barra dei non infetti aumenta perché ci sono più non infetti nella scena. E non capisco un po' la logica, però vabbè, il gioco però è molto bello. Mi piace anche che ogni tanto appare questa ambulanza che ovviamente va a spostare tutti i personaggi a schermo, quindi una figata. Credo sostanzialmente che forse ci potrebbe essere anche soltanto un timer massimo. Per quanto riguarda il numero di persone che si spawnano o di un ipotetico game over. Il gioco comunque è un trip. Anche questo rallenti, questo time scale alla fine, il gioco è veramente fatto bene. E mi dispiace tantissimo che tu l'abbia messo da parte, per il semplice fatto che secondo me, in maniera molto sincera, hai un buon gusto. Questo è di solito quello che cerco negli sviluppatori, ovvero vedo una capacità di fare videogiochi, vedo una capacità di capire, di distinguere il bello dal non bello. E secondo me sei stato molto bravo. Un menu principale poteva essere molto più carino esteticamente rispetto che hai fatto quel preloading, secondo me molto bello, è figa questa cosa qui. Però ci sta, ambulanza scritto al contrario perché effettivamente è scritto sempre al contrario per diversi motivi. Mi piace l'animazione del didino che c'è lì, il contatore, hai fatto veramente un ottimo lavoro. Qui possiamo anche mettere in pausa per disattivare e attivare suoni e musica. Bravo, veramente veramente molto bravo. Altra cosa che ti consiglio, nel gioco tu principalmente hai utilizzato l'inglese. Praticamente c'è il play, c'è option, credits, però c'è il testo in italiano qui, c'è anche il testo in italiano qua. Diciamo che sono piccolezze, va bene anche la mettere i bottoni in inglese a dire il vero. In questo caso quello che ho fatto io è... vabbè, ma ci sta, ecco, tocca le porte per chiudere, a questo punto potevi anche metterlo direttamente in inglese. E vabbè, ma sono cafonate. Claudio, senti me, continua a realizzare videogiochi. Sei molto in gamba, hai un ottimo potenziale sia dal punto di vista artistico che anche dal punto di vista del codice. Magari ti piace meno fare codice, quindi magari lavora solo sulle grafiche. Secondo me hai un ottimo potenziale, hai fatto veramente un ottimo videogioco. Abbiamo letto che l'ho realizzato completamente da solo e in più in soli 5 giorni. Ovviamente 5 giorni di quarantena, sappiamo benissimo che erano 5 giorni chiusi in casa senza fare nulla. Per il resto, veramente molto molto bravo. Fatemi sapere voi ragazzi cosa ne pensate. Vi lascio il link in descrizione per poter provare questo videogioco e quindi dare a pareri sinceri allo sviluppatore di oggi. Noi ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani. Ciao!